c'è. Allora, dunque, oggi... Ciao ragazze. Allora, dunque, oggi facciamo mini album, sempre con le buste del pane, però in verticale anziché in orizzontale. Questo tutorial l'ho preso da naturalmente da un'americana, che vi metterò poi il link perché è stata una delle mie prime, forse ve l'avevo anche già detto, con cui c'è stato uno scambio internazionale. E niente, lei è stata molto carina perché mi aveva mandato anche un mini album fatto con queste buste, però già pronto. Quindi io da lì ho cercato di riprendere un attimino il suo metodo di creare questo mini. Ha fatto anche un tutorial anche lei, e quindi se vi fa piacere vi metto il suo link in modo che vedete anche il diverso modo, insomma, di lavorare. E io adesso procedo con farvi vedere come fare. È molto semplice anche questo, molto carino e diverso anche dal solito. Dovete innanzitutto procurarvi delle buste del pane, questa volta che abbiano più o meno o no il fondo è irrilevante, però adesso io le faccio così. La prima cosa che dobbiamo fare è chiudere qui, quindi io lo faccio con questo per velocizzare la cosa, ma voi potete farlo con qualsiasi bioadesivo normale. Quindi chiudiamo questa parte qua e i lati della busta, in modo da tenere tutto fermo, così. Ecco qua. Dopodiché, siccome la busta è abbastanza lunga e poi qua il terminale della busta è bruttino, che non mi piace, allora lo tagliamo un pezzettino, magari anche solo 2 centimetri, e lo portiamo a 25 in totale, 25 centimetri. Ok, ecco qua, 25. Poi cosa facciamo? Creiamo appunto la rilegatura con dei pezzettini di cartoncino lunghi quanto tutta la vostra busta, così, no? E li mettiamo il bioadesivo proprio nella punta, quindi togliamo, così, e posizioniamolo bene dritto. In questo modo, ecco qua. Una volta fatto questo, togliamo quest'altro e attacchiamolo al resto delle pagine. Allora. Quindi io cercherò di farlo a formare le nostre pagine. Ok, adesso cosa facciamo? Apriamo questa pagina qui e formiamo un semicerchio, e lo facciamo con il punzone a cerchio. Eccolo qua. Quindi, se voi volete essere precise, potete benissimo prendervi la misura e fate in questo modo,
Allora, dove ho messo la righello, eccolo qua. Sappiamo che questo è 13, quindi facciamo 6 e mezzo. 6 e mezzo è qua. E 6 e mezzo qua. Perfetto. Apriamo la nostra busta e creiamo questo semicerchio. Allora, se volete voi potete farlo in tutte le pagine, questo è una cosa a vostro gradimento, quindi prendete sempre il vostro punzone, oppure se non avete quello potete benissimo farlo con la matita. Vi prendete un tondo, lo mettete a metà e lo disegnate con la matita e poi lo tagliate con le forbici. Adesso veniamo alla copertina, perché questo mini si fa subito la copertina prima di decorarlo e di scegliere le nostre carte. Quindi cosa facciamo? Per il momento mettiamolo qua. Prendiamo un cartoncino di base, io ho scelto il mio colore marrone, e lo facciamo della misura uguale, identica alle buste che noi abbiamo, quindi sarà uguale di lunghezza e uguale di larghezza. Poi prendiamo un altro cartoncino di base di un colore differente, che deve essere un colore che si intonerà poi con il resto della carta che metterete all'interno del vostro album. Quindi lo posizioniamo in questo modo. Poi scegliete la carta che deve fare da padrona di casa, la vostra copertina, e la posizionate in quest'altro modo, così, lasciando qui un leggerissimo spazio, che poi vedrete a cosa serve. Quindi adesso procediamo nell'incollaggio di tutti questi pezzettini. Attaccate tutti i pezzettini, preparatevi il bioadesivo per appunto attaccarlo poi all'album. Prima di fare questo, con una spugnetta e un colore vi sfumate tutte le pagine, come sto facendo io, in questo modo, così. Va bene qualsiasi tipo di colore, nel senso che anche se non avete il distress non importa, dovete dare la sfumatura alla carta con un colore appunto che si abbini anche alla vostra creazione, la vostra carta. Ok, poi dopo che lo avete fatto qui, lo farete nella carta che posizionerete per ricoprire le pagine. Adesso io vi faccio solo l'esempio. Ok, dunque adesso procediamo per attaccare la nostra prima parte della copertina. Quindi mettete il bioadesivo da tutti i quattro lati, così. Adesso procedete a incollarlo nel vostro mini album. Quindi
avrete tutta la pagina incollata e qui avrete la vostra taschina. Procediamo ancora. Allora, vi tagliate una striscia un po' grande, la mia taglierina ormai è vecchia, di due colori differenti. Quindi i vostri colori dovranno essere in abbinamento con quello che avete scelto. E gli fate un ghirigori, un disegnino con la fustellina. Quindi procedete e attaccate questo pezzo, faccio vedere un po', in questo modo. Ed era finito. Fa niente, non importa. Usiamo l'altro. Così. Volevo velocizzare un po' la cosa. Così. A me questo album piace tantissimo perché ha una forma diversa da tutti gli altri. Poi questo che l'avete fatto più grande vi serve poi per fare la piega e rilegare l'altro pezzo della copertina. Quindi rifate lo stesso disegnino e lo posizionate in questo modo qua, così, e poi procedete ad attaccarlo qua, così. Quindi mettiamo il bioadesivo così. E togliamo in questo modo, meno male, ce l'abbiamo fatta. Poi ecco perché vi ho detto di lasciare un piccolo spazietto, così evitiamo anche di coprire il disegno. Adesso procediamo ad attaccarlo cercando di restare dritte. Ok. Adesso prendiamo la nostra taglierina. Per chi non ha lo sto facendo così per chi non ha lo scorribord, perché non tutte ce l'hanno e quindi va bene anche se usiamo la taglierina. E con la taglierina facciamo questo lavoro qua. Cerchiamo di fare una riga qua, proprio qui, e un'altra la faremo a un mezzo, anzi forse un centimetro, così, in modo da formare questo motivo. Le diamo il garbo, le diamo la forma. Adesso cosa facciamo? Con il punzone che abbiamo adoperato prima ritagliamo questa parte. Ritagliamo
decoriamo. Sempre con calma. Ecco qua, intanto mi ero preparata precedentemente un'altra striscetta e facciamo la stessa cosa anche qui. Quindi rimettiamo il nostro bioadesivo, quindi abbiamo fatto lo stesso lavoro che abbiamo fatto qui, solo che dalla parte retro praticamente rimane un po' più largo. Siete sempre voi a decidere quanto lo volete largo. Adesso, dopo aver preparato la parte la seconda parte della copertina, eccola qua, procediamo sempre a attaccare questa copertina nel retro del nostro album, delle nostre pagine. Allora, vi dico subito, badate che un po' io quando prendo dei tutorial non faccio esattamente il tutorial uguale, perché vabbè, lo trasformo un attimino, anche perché non mi piace proprio prendere tutta completamente l'idea di un'altra persona, e quindi cerco sempre di trasformarlo e di metterci un pochino anche del mio, non solo nella decorazione ma anche nel sistema. Quindi quello che ha fatto la Katrin è il procedimento è lo stesso, solo che io ho modificato alcune cosette, che non sono neanche tante. E quindi, quando vi metterò il suo link del suo tutorial, lo vedete. Voilà. L'importante, appunto, è avere uno spunto e l'ispirazione per poter ideare un progetto. Allora, quindi procediamo al nostro incollaggio. Ops, stavo andando troppo in qua. Ok. Così, e adesso questo andrà a posizionarsi in questo modo. Quindi rimettiamo il nostro bioadesivo e stavolta lo metto qui. Questi giorni mi si sono tagliate tutte le unghie, ma d'altronde con questo lavoro, questo hobby qui, è impossibile avere le unghie lunghissime, anche se a me crescono veramente tanto. Ecco qua. Ed ecco qua il vostro mini fatto con le buste
in verticale. Adesso questo cosa dobbiamo fare? Praticamente dobbiamo riempire con la carta queste pagine e all'interno qua possiamo infilare una targhetta grande quanto è tutta la pagina, quindi avremo lo spazio per mettere anche due fotografie. Vi faccio un piccolo esempio. Questa è lunga, però voi la tagliate così. Qua potete benissimo mettere un motivo, che può essere un fiore, può essere un bottone, può essere una farfalla, dipende sempre dal tema del vostro mini. Eccolo qua. Spero che vi sia piaciuto anche questo. E poi un'altra cosa, con questi tutorial io devo finire di terminare gli altri scheletri degli altri album che vi ho fatto vedere, quindi questi giorni probabilmente non vi farò vedere altri tutorial su dei mini, perché terminerò i miei finalmente e magari ve li faccio vedere finiti. E facciamo qualcosa di magari un po' più semplice. Avevo anche intenzione di farvi vedere appunto qualche tecnica, tipo non so, la tecnica del colore, qualcosa che si può fare con i colori spray. Adesso vediamo un attimino di organizzarci, così passiamo a qualcosa di diverso del mini. E così mi date anche il tempo di terminare quelli che ho già iniziato. E farò anche appunto il video per i kit. Questa settimana, siamo già giovedì, non ho ancora preparato niente, però sapete benissimo che la notte porta consigli, quindi magari, chi lo sa, stasera, stanotte mi metterò lì e inventerò qualche kit per voi. Vi saluto. Vi abbraccio, spero che vi sia piaciuta anche questa semplice idea e vi do appuntamento al prossimo video. Come sempre vi abbraccio e vi bacio. Ciao, ciao a tutte.